Questo esercizio qua, per chi non l'ha mai fatto, vi assicuro che tecnicamente è difficilissimo. Per la mano destra è una delle cose più difficili da fare, perché finché si tratta di stare sulla stessa corda, che già è difficile per me anche questo, a mantenere bene con l'accento in battere, attenzione, perché qua, cioè, bisogna anche dargli gli accenti quando uno poi vuole avere i groove, no? Quando io faccio che... Vedi, tutti battere, ma farlo sulle quattro corde, quindi fare questo, quindi qui appunto ti ritrovi che l'accento non lo fai sempre con l'indice o col medio, ma lo devi saper fare, l'accento in battere, sia con l'indice che col medio. Chiaramente ci sono degli scalini, perché poi c'è lo sweep in alcuni punti che sono quasi inevitabili, però appunto uno deve cercare di lavorare a eliminare mano a mano questi scalini e cercare di avere quel passo lì. Questo passo a cosa serve? Se io faccio i brani, per esempio, di Charlie Parker, i brani che Bebop, compreso Donna Lee, lasciamo perdere la versione di Pastorius, meravigliosa, che però è binaria. Infatti è suonata con le percussioni, è suonata una versione latina praticamente, no? E non è tanto swingante, ma nello swing Donna Lee sarebbe così. Potrebbe essere così, cioè, vedete, con una pronuncia quasi ternaria. Non tanto Donna Lee è il pezzo che può dimostrare meglio, quanto per esempio Ornitology. Sempre quello, tapa, 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 e questo vi permette di avere groove da solo, senza per forza la batteria. Perché sennò il pezzo sarebbe così, purtroppo non sono sicuro di saperlo fare, però. Ma senti la differenza, no? Non riesco a dare allo swing, non riesco a groovare. Quello è un groove. Lo swing è un groove uguale agli altri. Anzi, per quanto la vedo io, è il groove più potente che esista. È lo swing per me. Cioè, il terzinato è proprio quella cosa lì che, infatti, nel blues, cioè, cioè bam, badam, 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 quando parte quella cosa lì, chiunque si comincia a muovere, no? Perché, per cui, ripeto, già su questo tramite Anon. Fare bene questa roba qui, cioè uno sfrutta quello studio tecnico per fare anche questo. Poi ci sono altre figurazioni, tipo per esempio terzine che sono comprese, tipo due note più una, e la terza cambia la nota. Quindi le prime due note della terzina sono la stessa nota. Destra è difficilissimo fare, perché non è questo, c'è anche la sua difficoltà, però queste qui sono terzine regolari in cui tu fai una nota, tre no, tre, la terzina, un'altra nota, un'altra terzina, ma qui stai cambiando all'interno della terzina. Queste sono per me le cose più difficili tecnicamente, anche per la destra e per il sincro delle due mani. Per cui, insomma, così, giusto per chiudere il discorso dell'Anon, io consiglio di utilizzare questo libro per fare tecnica che, ripeto, è diversa. Non ci sono groove, non ci sono riff, non ci sono studi col metronomo, cose di questo tipo, però è proprio la tecnica primordiale, potremmo chiamarla, dello strumento, cioè quella che ti dà la padronanza di controllare lo strumento, di controllare il tocco, di controllare anche la parte ritmica, di sviluppare una mano destra che io la chiamerei d'acciaio a quel punto, perché quando diventi tipo, significa far pareggiare le due dita, per chi usa le due dita soltanto, diventano uguali.
perché sei costretto a farle diventare uguali, se no non lo fai questo. Per andare sulla nota che cambia, tu vorresti andare sempre distinto, vorresti andare sempre col dito forte che hai, che magari è l'indice o il medio, adesso non so, dipende dalle persone. Quindi dobbiamo un po' andare a rinforzare e fare in modo che le due dita siano uguali. Forse 2 ore di anno non sono troppe, però farsi un'oretta di anno ogni giorno, secondo me, sarebbe una bella palestra, insomma, un bel discorso. Thank you.